quarantena, qualche giorno dopo l'inizio della quarantena. E quando è iniziata la quarantena è stato un periodo veramente pericoloso. Era da poco uscito il decreto che l'Italia non esistevano più zone rosse, non esistevano più regioni rosse. Adesso era l'Italia indistintamente essere completamente zona rossa, addirittura la più pericolosa, diciamo così, dopo la Cina, seconda solo alla Cina. E avevo cominciato a vedere che veramente tante persone si stavano prodigando in prima linea, tra medici e infermieri, e ero venuta da poco a sapere che anche dalla Cina fossero arrivati degli aiuti, e sentivo veramente il bisogno di dimostrare a queste persone che provavo molta gratitudine nei loro confronti, ma non avevo idea di come fare. Inizialmente pensavo anche di mandare, che ne so, delle pizze, dei cornetti, almeno a un ospedale, però non mi sembrava abbastanza. Invece poi mi sono resa conto che la risposta magari ce l'avevo proprio fra le mani, e quindi ho deciso di fare qualcosa di un po' più universale, per far sì che le persone si rendessero conto che quello che stanno facendo i medici, che siano italiani o cinesi, è veramente importante. Sono diventati veramente gli eroi di oggi. Devo dire di aver ricevuto veramente tantissimo calore, da veramente tantissimo appoggio, sia dall'Italia che dalla Cina, e non me l'aspettavo anche dal resto del mondo, nel senso che mi hanno contattato persone dicendomi che il disegno aveva fatto veramente il giro del mondo, e soprattutto dalla Cina. Non mi aspettavo tutto questo appoggio, non pensavo potesse raggiungere la Cina in questo modo, e so che è diventato praticamente un simbolo dell'amicizia tra Italia e Cina, e sono contentissima di questa cosa. Molte persone mi hanno contattata, molte persone mi hanno scritta ringraziandomi per quello che avevo fatto, quando io non credo di aver fatto niente, ho semplicemente dimostrato la mia gratitudine come potevo. Quando poi anche l'Italia è diventata zona rossa, molte persone hanno cominciato a mostrare quasi dell'astio nei confronti degli italiani, come se gli italiani stessi fossero il virus. Questa cosa ovviamente è successa purtroppo anche nei confronti delle persone che abitano la Cina, e per quanto sia brutto, io penso che in questo momento attaccarci l'un l'altro, seminare odio, è proprio l'ultima cosa che ci vuole. Quindi purtroppo ormai questa cosa esiste, e dobbiamo solamente limitarci a combatterla, perché metterci l'uno contro l'altro non può far altro che peggiorare la situazione. È proprio l'ultima cosa che ci vuole.